Il rally di Monte Carlo è iniziato per Miki Viasion e per la Lancia più di un mese prima, con una lunga serie di test sulla nuova macchina, la Delta HF4VD Gruppo A. Motore, gomme, sospensioni, tutto viene messo alla prova in vista di quello che è considerato il rally più famoso del mondo. Anche la Pirelli è sul campo e prova un gran numero di pneumatici che dovranno rendere al meglio su una molteplice varietà di fondi stradali. Asfalto asciutto, asfalto bagnato, neve, ghiaccio e nelle condizioni miste neve-asfalto. Qual è la differenza più importante fra la Delta S4 e questa nuova Delta? Ma io penso che questa è una macchina di serie preparata per i rally, mentre la Delta S4 era una vettura appositamente fatta per le competizioni. Ma direi innanzitutto che è una macchina di ferro, di lamiera, quindi costruita per avere della sicurezza. In più è stata rinforzata e dà ai piloti molta più sicurezza nella guida. Un pronostico sul Monte Carlo 87? Ma io mi auguro che vinca Biasion. Pour une nouvelle louche en boîte. Sono le 7 di mattina. Arriva la colazione in camera per Miki Viasion. Ah, buongiorno. Bene, sei ora da svegliare. È il dottor Bartoletti, invece, la sveglia per Juha Kankkunen, neo acquisto del team Lancia Martini. Il rally di Monte Carlo parte dalla località sciistica del Sestriere. Il finlandese Kankkunen, campione del mondo 1986, il veneto Viasion, campione europeo 1983, ed il francese Sabi affrontano un trasferimento di un migliaio di chilometri su strade innevate prima di lanciarsi nella prova speciale numero 1. Sono al via anche le Delta HF4VD Gruppo N di Fiorio Pirollo e di Caneva Roggia, iscritte dalla scuderia Jolly Club. Le Lancia fanno faville e staccano i tre migliori tempi nella prima prova speciale sull'Alpe d'Huez. Alla fine della prima giornata di gara, Viasion è in testa, seguito dai suoi due compagni di squadra. Quarto è il campionissimo e plurivincitore del Monte Carlo, Walter Röhrl. Quinto è Stig Blomqvist, con la Ford Sierra 4x4 gommata Pirelli.
Alla fine della prova di Saint-Jean e Royan, la FISA ha predisposto l'attrezzatura per la pesatura delle vetture. Gli ingegneri Kaneski e Kadringer effettuano la misurazione, ma nessuna vettura risulterà sotto peso. Attenzione, Zacchino. Il secondo giorno vede continuare il predominio delle Lancia Delta HF, ma con un mescolamento di posizioni. Il francese Sabi è primo, seguito da Kankkonen e Biasion. Il successo delle Lancia e della Pirelli è sottolineato anche dalla strepitosa settima posizione di Vittorio Canepa, che corre con la Delta Gruppo N con i colori della scuderia Jolly Club. Le vetture a due ruote motrici sono attardate su questo percorso quasi interamente innevato, come mai era capitato in epoche recenti. Quali sono le differenze più importanti fra le gomme dei gruppi B dell'anno scorso e le gomme dei gruppi A di quest'anno? Le differenze nei pneumatici sono essenzialmente dimensionali, quanto come
tipi di pneumatici relativi all'impiego che se ne deve fare al rally di Monte Carlo, sostanziali differenze non ce ne sono. Invece per quanto riguarda le dimensioni, evidentemente i gruppi B, vetture molto più potenti, con gommature più larghe come dimensioni e differenziate tra l'anteriore e il posteriore, non era possibile utilizzarle per l'equipaggiamento di queste vetture meno potenti, con alloggiamenti anche nella carrozzeria che costringono dimensioni più piccole, qualche volta penalizzanti direi, e soprattutto quattro ruote uguali. Quindi direi che soprattutto è solo per le dimensioni la differenza. Le sospensioni delle vetture gruppo A sono diverse dalle sospensioni delle ex vetture gruppo B. Impongono una differente costruzione del pneumatico? Sì, a proposito di differenze dimensionali, come dicevo prima, sono state viste anche in funzione dei nuovi assetti di queste vetture rispetto ai precedenti gruppi B. In particolare su alcuni tipi di gomme, come lo slick o il racing chiodini, quello con leggera chiodatura per l'asfalto asciutto e placche di verglas, abbiamo adottato delle sezioni molto basse e delle costruzioni particolari studiate appositamente per questo tipo di vetture di sospensione. E quante gomme avete per le tre vetture ufficiali Lancia? Sono 2700 gomme per le tre vetture gruppo A e circa 1200 per le due vetture gruppo N. Alla partenza della seconda prova del terzo giorno, Sabi rompe il cambio ed è costretto a ritirarsi, mentre Biasion sorpassa il finlandese e si porta in testa al rally. Con la potentissima Ford con motore Cosworth, vince la prova speciale sull'asfalto asciutto, dimostrando che le gomme Pirelli dominano sia sulla neve sia sull'asfalto. Stamattina eri primo di gruppo N, dopo cosa è successo?
Niente, è successo che abbiamo messo due ruote fuori strada, non c'era chiaramente nessuno, perché quando succedono queste cose non c'è mai nessuno, e abbiamo perso 14 minuti per ritirare su la macchina. Adesso siamo terzi, dovremmo essere intorno alla 14esima posizione. Alessandro, dopo tre giorni di gara, com'è la tua situazione? Beh, siamo in testa al gruppo N con 2 minuti di vantaggio sul secondo. E dovremmo essere nei 10 assoluti, quindi mi sembra che va molto bene. Bene, bene, vai, bene, direi. Le lance sono troppo lontane. Sì, no, no, a testa, subito dopo start. Come va? Io bene, tutto perfetto. Macchina comoda, taxi? Ok, grande, comodo, ma senza problemi. In casa Lancia si decide di rallentare l'andatura, dato che il vantaggio sull'Audi di Röhrl e sulla Ford di Blomqvist è ormai incolmabile. Si decide di mantenere le posizioni, ma il finlandese tira lo stesso. La bestia. Sono secondo a un secondo, quindi cioè, siamo lì ogni prova un secondo lui, un secondo io da un bel po', quindi diciamo che stiamo dominando con le Lancia. Super Mase a destra. Un meritato riposo attende i concorrenti affaticati non tanto dalle prove speciali, in media 5 al giorno, ma dagli stressanti trasferimenti per tutto il sud della Francia e dagli imbottigliamenti nei pressi delle prove speciali. La cucina francese non è gradita dalla scuderia Lancia, che preferisce prepararsi nel camper di servizio una italianissima pasta asciutta. Problemi di cambio affliggono le due Lancia in testa, ma i meccanici riescono a sostituirne uno sulla vettura di Biasion ed uno su quella di Kankkunen a tempo di record. La prova speciale di Aiglun è lunga 30 km. È innevata per la prima metà ed è praticamente asciutta per la seconda parte. La Lancia e la Pirelli decidono quindi di sostituire i pneumatici in prova speciale con attrezzature da Formula 1. La troupe di Belle Époque è l'unica che ha ripreso questo emozionante momento in cui ogni secondo fa classifica. L'abilità dei tecnici e dei gommisti è ora uguale a quella dei piloti. Thank you.
27 secondi per Biasion. Secondi per Kankkunen. In questa prova il miglior tempo sarà di Biasion, seguito da Kankkunen a 5 secondi e dall'Audi di Röhrl a ben 21 secondi. C'è stato un reclamo della Mazda, qual è il suo parere? Era nel diritto della Mazda di reclamare ed era nel diritto della FISA di controllare. Siamo stati trovati perfettamente conformi, il reclamo è stato respinto e questo ci conforta ancora una volta che ci siamo mossi nella direzione giusta. Cesare Fiorio, direttore sportivo della Lancia, decide che i due piloti si dovranno giocare il rally sul Col de Turigny, il tempio del rallismo mondiale, che quest'anno si corre di giorno. La sfida ha per testimoni migliaia di tifosi italiani che vedranno Michi passare in cima al colle con già 4 secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Perché sei così contento? Perché ha vinto Michi. È stato difficile dare 17 secondi sul Turigny a Kankkunen? Ma direi che è stata una delle prove forse più impegnative della mia vita. Mi sono concentrato al massimo, ho cercato di dare tutto me stesso. E forse lui non è riuscito a trovare la concentrazione che avevo io ed è stato un po' tardato. Una ruota che tocca è qualcosa che basta. Ma lo salto rumore che senti? No. A festeggiare i piloti della Lancia è arrivato anche l'ingegner Vittorio Ghidella, amministratore delegato della Fiat Auto, che assisterà agli ultimi interventi precauzionali sulle vetture prima degli ultimi chilometri di gara. The best surprise over the best. The good surprise over the best. Yeah. Ingegner Ghidella, cosa ne pensa della brillante prestazione della Lancia Delta a Valle di Monte Carlo? Penso che la macchina è una macchina grandiosa. Pensare che è una macchina di serie praticamente, con modifiche insignificanti, minime.
riesce ad avere una performance del genere sulla neve, sul ghiaccio, anche sull'asfalto, vuol dire che è una macchina progettata per durare, progettata con i migliori criteri, il meglio che ci sia oggi. Quindi sono molto contento. Eppure ce l'ha. Segnasse? Dai, Robby. Biasio e Tiziano Siviero vanno a vincere la 55esima edizione del rally automobilistico di Monte Carlo. Era dal 1977 che un italiano non vinceva la gara più famosa del mondo. La Pirelli vede iscritto il suo nome nel palmarès per l'ottava volta in 15 anni. La Lancia è sempre una grande protagonista dei rally mondiali e credo che anche questa volta ha centrato una vettura competitiva. Una vettura che subito al suo debutto ha saputo andare più forte di tutti, anche se in questo credo favorita dal terreno innevato, da una gommatura Pirelli molto valida, perfetta, e anche evidentemente da dei piloti eccezionali e da dei meccanici molto pronti. (Ride)